Buonasera a tutti. Cominciamo a dare un piccolo e generale quadro normativo della tutela delle bellezze naturali che inizia alla fine degli anni 30 e solo negli ultimi 50 anni sono stati fatti sotto l'impulso di un'ampia sensibilizzazione da parte delle associazioni, oltre che dal mondo scientifico e delle amministrazioni. Sono stati fatti degli interventi normativi che hanno modificato essenzialmente il concetto di bene culturale e hanno introdotto, soprattutto con l'importante decreto legislativo 42 del 2004, il codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno introdotto il sostantivo per la prima volta di albero monumentale. Albero monumentale che entra a far parte di quei beni immobili che presentano uno spiccato valore naturalistico e che pertanto devono essere tutelati in quanto patrimonio culturale della nazione. Per la prima volta nel 2013, come già accennato, la legge 10 introduce una definizione univoca di albero monumentale. In precedenza le regioni avevano già promulgato delle leggi regionali in cui si dava tutela a questi esemplari di pregio e erano stati anche avviati dei censimenti a livello regionale in maniera autonoma. Per la prima volta invece la legge 10 del 2013 introduce una definizione a livello nazionale di albero monumentale e ne istituisce un elenco nazionale, oltre a dettare anche delle norme relativamente alle sanzioni e alla tutela più specifica. Cos'è quindi un albero monumentale? Lo definisce la legge come un albero isolato facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicato, che costituisca raro esempio di maestosità e longevità. Quindi, questo è uno dei criteri, il criterio principalmente utilizzato in realtà nel censimento degli alberi monumentali per identificare gli alberi monumentali, quelli più grandi, quelli più anziani, quelli che hanno una chioma più ampia, una forma più bella. In questo senso abbiamo anche emanato una circolare che stabilisce delle soglie minime di circonferenza, oltre il quale, se è questo il criterio per il quale è individuato l'albero come monumentale, può essere incluso nell'elenco degli alberi monumentali. Oppure, dice la legge ancora, sono monumentali quegli esemplari che mostrino un particolare pregio naturalistico per rarità della specie, quindi perché come numerosità è esiguamente rappresentata quella specie in un determinato territorio, oppure è in quel territorio ma non è nel suo ambiente naturale. Oppure che costituisca un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario e delle tradizioni locali. Spesso la vita degli alberi sono affiancate alla vita di personaggi storici o ad eventi culturali, quindi hanno un significato anche significati religiosi e quindi fanno parte della cultura locale e per questo sono testimoni di culture territoriali. Oppure, dice ancora, sono i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, storico e culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani. Quindi abbiamo quegli elementi che caratterizzano il paesaggio, lo identificano, senza il quale il paesaggio sarebbe totalmente diverso. Quelle grandi alberate, abbiamo qua, no, degli esempi, i filari di cipresso di Salò, che per mezzo chilometro
sono presenti sul limite del lago di Garda, oppure i cipressi della Val d'Orcia, questo nucleo di cipressi che in una prateria molto ampia si vedono anche in lontananza e identificano il territorio, cioè fanno riconoscere quel territorio proprio per la loro presenza. Oppure gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private, cioè quelli che sono stati progettati per essere là e sono nati insieme al contesto. La legge tutela gli alberi monumentali e ne vieta l'abbattimento e il danneggiamento. Chi danneggia o abbatte un albero è passibile di sanzione amministrativa di un pagamento di una somma che va da 5.000 a 100.000 euro. Quindi gli alberi non vanno toccati, a meno che, dice la legge, non ci siano dei motivi improcrastinabili. Purtroppo gli alberi che sono, soprattutto quelli in contesti urbani, vanno manutenuti, vanno gestiti, perché potrebbero rappresentare dei pericoli per l'incolumità pubblica. Purtroppo sono alberi spesso vecchi, sono alberi grandi, hanno grandi rami e troppo spesso, soprattutto adesso con i cambiamenti climatici, con questi eventi meteorologici straordinari, troppo spesso capita che qualche parte si perda, cada. E quando ci troviamo in ambiente urbano, sono spesso al centro di interesse turistico, quindi sono molto frequentati, quindi vanno tenuti assolutamente in sicurezza, che non è una sicurezza assoluta perché nulla è prevedibile, ma vanno assolutamente monitorati. Quindi a noi come struttura centrale arrivano spesso richieste di parere, perché il parere in questo caso del Ministero è obbligatorio. E questi interventi devono essere autorizzati dai comuni, arriva il parere per interventi di gestione e cura degli alberi. E noi, ovviamente, dopo la visione delle relazioni che ci mandano, fatte da esperti nel settore, diamo o meno il parere. Gli interventi possono essere più o meno incisivi, quindi il processo autorizzatorio cambia, spesso quando si tratta di semplice potatura delle parti secche, allora basta una comunicazione, c'è una circolare apposita che identifica gli interventi tra incisivi e non incisivi. E per non gravare troppo sugli iter, per non scoraggiare anche troppo gli amministratori a rendere i loro alberi monumentali, per interventi di lieve entità che non sconvolgono la forma e il portamento dell'albero, basta una sola comunicazione. A volte però capita che questi alberi vadano anche abbattuti perché muoiono, perché purtroppo sono alberi grandi, vetusti, sono spesso a fine ciclo, spesso muoiono e a quel punto vanno abbattuti perché rappresentano anche un pericolo e noi in questi casi autorizziamo anche l'abbattimento. Spesso vanno giù da soli, sempre più frequenti sono le notizie di alberi che schiantano al suolo. E quindi succede che in questo elenco di alberi monumentali istituito dalla legge, noi siamo costretti a eliminare degli esemplari. L'aggiornamento viene fatto ogni anno e ogni anno vengono proposti dalle regioni, su indicazione dei diversi comuni, alberi, nuovi alberi da inserire, ma ogni anno qualche albero va cancellato. Il primo censimento, la prima pubblicazione dell'elenco è avvenuta nel 2017 con 2.407 alberi. Ogni anno abbiamo fatto un aggiornamento e oggi siamo ad un totale di 3.666 alberi. In totale, purtroppo però ci sono state 80 cancellazioni. Per fare un piccolo focus sull'Emilia Romagna, abbiamo già detto che gli alberi sono ora, al netto delle cancellazioni, 103. La provincia di Bologna ha il numero più alto di presenze, 33,
Poi c'è Modena con 14, Forlì Cesena 13, poi Parma, Ravenna, Ferrara. Comunque in tutte le realtà provinciali sono presenti. Il censimento dell'Emilia-Romagna è stato già da subito completo, mentre altre regioni erano piuttosto indietro nella catalogazione dei loro alberi monumentali all'interno delle proprie regioni. L'Emilia-Romagna è stata subito pronta perché già aveva un elenco di alberi regionali monumentali. Quindi, dopo un processo di verifica, con i criteri nazionali, questi sono stati inseriti nell'elenco nazionale. E da lì, insomma, c'è solo un monitoraggio annuale su poche cose, ma diciamo che l'Emilia Romagna già è stata completa già dalla propria pubblicazione. Come recente iniziativa per dare maggiore visibilità e fruizione di questo catalogo, noi oltre a pubblicarlo come elenco Excel nei siti istituzionali, abbiamo creato un strato informativo su Google Maps. Se voi sul vostro browser cercate alberi monumentali Google Maps, c'è il rinvio alla nostra pagina del sito in cui c'è il link dove potete accedere attraverso il quale potete accedere a Google Maps, all'applicazione. E là potete vedere tutti i simbolini degli alberi monumentali caricati su tutta l'Italia, zoomando sul territorio di vostro interesse e selezionando il punto col mouse o col dito sul display del cellulare, vi si aprirà una scheda informativa dove troverete varie informazioni che sono quelle pubblicate nell'elenco degli alberi monumentali. E quindi sono dopo un breve testo informativo sull'albero, sono pubblicate le informazioni sulle dimensioni, sull'ubicazione urbana o meno, l'altitudine, la localizzazione geografica, la specie, il nome volgare, il nome specifico, la quota. Per l'Emilia-Romagna, con l'Emilia-Romagna, visto questa collaborazione che abbiamo sancito, abbiamo per ogni scheda caricato anche le fotografie che poi sono anche pubblicate sul libro. E quindi su Google Maps, dal cellulare, trovate nella scheda che si apre in fondo, scorrendo tutti gli attributi, l'immagine, l'anteprima dell'immagine. Cliccandoci sopra si apre a tutto schermo e a volte ce ne sono due o tre. Stessa cosa si può fare ovviamente su PC, è tutto più grande e visibile. È solo con l'Emilia-Romagna in questo momento che abbiamo fatto questa ulteriore integrazione di immagini. Speriamo che sia un esempio seguito da altre regioni. Così avremo la possibilità di dare il più ampio spettro di informazioni ai cittadini che vogliono andare a visitare i nostri alberi. Attraverso Google Maps, ovviamente, si può navigare dalla propria posizione fino all'albero, cliccandoci, e quindi è un mezzo per facilitare la fruizione del bene comune. Vi ringrazio e vi passo la parola al moderatore.